Bentornati in un nuovo video di FIFA. Ci manco da un po' di tempo, che adesso vi spiego cosa è successo. Allora, iniziamo prima partendo qua. Se potete vedere anche la squadra settimana, che possiamo trovare qualche giocatore buono, sperando che ci diano qualcuno di titolare molto abbastanza buono. Però io vi dico che guardate questi qua di destra qua. Comunque vi spiego. Manco un po' di tempo su YouTube perché prima cosa ho avuto problemi con la connessione, non ho potuto montare video, ma c'è una quantità industriale da mettere, paccomini allucinanti, stupendi. Non posso svelarvi niente e poi per un problema causato da me mi hanno bannato l'account, cioè non posso né comprare né vendere giocatori per un errore mio. Colpa mia, non voglio dare colpa a loro, è stato giusto così. Comunque mo prenderemo solo non scambiabili per tutta la dota. Abbiamo 45 pacchetti, abbiamo tutte sfide non scambiabili. Poi in settimana, appena riesco a sistemare ancora meglio le cose, metterò circa forse 3-4 video di spacchettamenti di FIFA allucinanti. Non vi svelo ancora nulla, ma vi dico che sono qualcosa di clamoroso, ma veramente di clamoroso, che secondo me vanno il primato nelle tendenze, talmente che abbiamo guardato. Non ci sarà la mia reazione, perché sono pacchetti che ho fatto durante il pomeriggio, la sera, quando sono più comodo per me, e aperto così. Però sono riuscito a registrare quel momento della clip. Ne ho diversi tipi e vi posso dire che ho trovato carte veramente da far paura. Comunque, vi ho spiegato quello che è successo. Andiamo con le dice Ravers. Vi ripeto, mi hanno bannato per un errore mio e andiamo con questi qua. Non fa niente, quali sono, tanto li conosco. È stato un errore mio e non posso dare la colpa a loro. È stato giusto così che mo mi cerco di mantenere. Spero che me la levino al più presto e posso tornare a prendermi i giocatori di nuovo normale. Comunque abbiamo fatto la FUTCHAM nostra, la rigiocheremo, non fa niente. Abbiamo fatto oro 3 come al solito, perché spero di migliorare sempre, però mi accontento sempre dell'oro 3. Ci danno due giocatori, due mega, un giocatore rari e due giocatori scelta, la qualificazione e 30.000 crediti. Ora i crediti non mi servono tanto perché non posso comprare né vendere, però posso sempre giostrare, farmi le sfide, che è una cosa che mi piace. E poi andremo a vedere su un altro mio account, perché sapete che a me piace fare le sfide, allora gli account ce ne ho sempre molti, anzi ne ho tre, non molti, però mi piacciono fare le sfide. E andremo anche là ad aprire circa 60-70 pacchetti per i toti, però non adesso, ma verso sabato e domenica, così possiamo tenere tutta la squadra e non solo 4-5. Mandale, cioè, andiamo con i primi due giocatori e poi ci apriamo qualche pacchetto, perché tanto ne abbiamo tanti. Aspetta, si è buggato il gioco, perché è impossibile che mi ha dato. Aspetta, perché mi ha dato Payet? No, aspetta, si è buggato il gioco. Perché mi dà Payet? E no, perché mi dai questi? Scusa, perché non mi dai questi? Che rappresentano? Ma se sei buggato il gioco, perché è impossibile che mi dai due foot. Io devo aspettare due foot champions, mi dai due giocatori orari. Ah, e nel caso mi davano questi due foot champions, io avrei fatto anche la sfida, quello dei 11 giocatori. Perché mi ha dato questi? Penso che si saranno sbagliati. Ma comunque non pensiamoci, andiamo con i pacchetti, andiamo con. Gli altri pacchetti non li apro, sicuramente poi abbiamo un botto di pacchetti premium, Serie A, Premier League, German, un botto, però per il momento andiamoci ad aprire un rari, un mega e poi vediamo qualcos'altro. Ma penso sia buggato il gioco, che non mi vuoi dare due premi così, che me ne faccio? Walkout al primo? Mamma mia. Devono levare questa Champions, devono levare questa Champions, ma non mi puoi dare Tagliafico Walkout. La devono levare questa Champions. Però da 50.000 un tagliafico non è che mi. Dammi almeno un walkout sotto, perché almeno. Dai, No, ci dà Cancelo 83. Ok, ah boh. Però ce lo teniamo. Questo è tipo. Allora, posso dire la lista di trasferimento un botto di giocatori, ma non li posso vendere, capito? Non li posso vendere, me li devo tenere nel caso faccio qualche sfida e quant'altro. Andiamo con qualche mega. 2 mega, giusto 2 mega. Che alla fine non li posso vendere, me li tengo, giocatori tutti non scambiabili. Però, dacci qualche soddisfazione qua, un altro? No. Però lavagna, ce la vediamo. No, il Zeko, non Zeko. Ah, c'ha Pjanic, c'ha meno 85. No, Pjanic c'ha ancora Walkout, penso. Comunque Zeko 83. Non è chissà che, però ci accontentiamo sempre delle lavagne. Perché sempre tenere i giocatori mi fa piacere. Vediamo qua chi ci dà. Un po' solo Zeko. Vediamo. Ah no, questo è uno scambio, ok.
avevo tutte e due, ok. Fa sempre comodo. E pensavo di far uscire qualche giocatore IF, ma non mi ha fatto uscire niente. Penso si è buggato il mercato. Allora, che dire? Apriamoci altri due zincolari e almeno facciamo contenuto con questi, perché non mi ha dato i due pacchetti. Comunque, non vi preoccupate perché vi lascio un pacco open di sotto. Non posso spoilerare nulla perché sennò non potete vedere i video. Mi raccomando, vedeteli fino alla fine, così vi rendete conto cosa sono quei pacchetti. Cosa ho trovato. Vedeteli fino alla fine. Andiamo con un altro Zincorari e poi andiamo con qualcuno della Premier normale, poi me li faccio con calma gli altri. Andiamo con, non è Walkout, però neanche Lavagna, però ci dà Champions. Che me lo deve fare la Champions se non me lo dai in Walkout? Non serve a nulla. Ah, neanche Champions, scusate, è Andrada, però mi dà Zaccaria. O Zabaial, bello però questo. Ok, ce l'ho, così lo posso mettere sempre là. Così faccio sempre il gioco 284, così me li posso richiamare e fare altre sfide. Allora, i primi pacchetti sono andati, poi ci facciamo qualche pacchetto tre giocatori BPL. Andiamo con secondo, penso, andiamo così. Andiamo un po' carno, andiamo così senza uno schema. Andiamo il primo, e non è Walkout, però è Lavagna. Vediamocelo pure. Ho finito tutti i giochi per fare tutte queste sfide. Chi è? Cancelo? No. Sì, cancello. Voglio dire Semedo. Non lo so se ce l'ho perché potrebbe. Non lo so. Non mi assicurano, comunque, sì, infatti ce l'ho. Vediamo se la posso mettere. Sì, ok, meno male. Comunque, non so quante carte ho fatto, speso per fare queste sfide. Mi sono divertito un botto a fare queste sfide, aprire tutto. Comunque, non posso sperare. Sperando di trovare qualcuno qua, può essere che facciamo il contenuto subito, subito. Ma che i due player pick non ce l'ha dati. No, è Walkout per Champions. Non so se è Lavagna. Sì, Spagnolo, Rodri? No. Ah, Kepa, capirai che 82 Champions. Mamma mia, però. Però non voglio lasciare solo questi qua. Facciamo un'altra cosa. Crotone è tornato. Spero di rilettino in Serie A, però non so dove. Andiamo con. C'ho 250.000. Allora, andiamo col Mega. Di nuovo col Mega. E poi ci concludiamo con l'ultimo pacchetto a random. Così poi vediamo cosa fare. Non è Walkout, però è Lavagna. Vediamo chi ci dà. Spagnolo, sempre spagnolo. Aspas, Diego Aspas, ok. Diego Aspas. È buono che mi dai tutto 84, però voglio qualcosa di succulento. Ah, boh, meno male che questo è scambiabile, però alla fine è inutile che vada a vedere se è scambiabile o non scambiabile, perché alla fine non posso fare nulla, posso solo scartarli a 60.000, a 600 crediti. Andiamo con l'ultimo, andiamo con proprio il 50.000, oh. E poi mi tengo uno 52 ultimate per sabato e domenica, quando spacchetteremo tutto assieme. Andiamo con questo, non è Walkout, neanche Lavagna, sì però. Brasiliero, CoC Coutinho, Coutinho 83. Tu un pacchetto mi dai due penosi giocatori, va bene. Comunque concludiamo qua, è stata una delusione perché prima volta non mi aspettavo che mi dava due giocatori semplici, pensavo che mi dava due pay e picca perché, ah però, sempre su Joy Gomez. Ne tengo in quantità industriale, ne tengo veramente in quantità industriale questo Joy Gomez. Non lo posso neanche vendere perché se non sbaglio tutti quelli là che ho io sono tutti non vendibili. Sì, mi tengo il mio, non fa niente, questo lo scartiamo. Ne tengo una quantità in solo altro di gioco, ma se non ne ho trovati più io che quelli che hanno messo sul mercato, vi ho detto tutto. Comunque, l'ultimo che non mi piace tenerli 46. Andiamo con un altro. Andiamo a Germania, ok, andiamo con Germania Premium. Ah, mi devo fare parecchi pacchetti perché ce ne ho pochissimi di Germania. Cioè, tutti e tre giocatori. Andiamo con la Germania, l'ultimo. Non è Walkout, neanche la Vania. Un po' skippiamo. Comunque, mi spiace che avete visto due giocatori. Perché io ho sudato a fare Euro 3. Anche se mi è andata molto bene. Perché mi sono veramente divertito a fare questa qua. Perché potevo fare qualcosa in più. Mi erano rimaste 6 partite, ma non me ne sono voluto giocare. Comunque, spero che si siano sbagliati. E me ne danno più presto quei due giocatori player pick. Perché così andrete a vedere che vi faccio anche l'86 più. E. Niente, ci vediamo in settimana con altri video di FIFA che, ve l'ho detto, ne ho in quantità abissale, sto a posto per 2 settimane per dire quanti video ne ho fatti. E niente, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate i toti che avete trovato voi. Prima cosa, lasciate like perché i prossimi video, ve lo giuro, saranno qualcosa di devastante. A fiducia. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.